Buongiorno a tutti, dove sono? Sempre all'Alpe perché ormai sono abitué. Qua siamo in cima, è il solito spiazzo. Oggi faremo un esperimento diverso. Ho portato Elisa, che è qua dietro che sghignazza perché ogni volta buongiorno a tutti e lei se la ghigna di brutto. Vuoi dire anche a me? Vuoi dire anche a te? Buongiorno! Buongiorno a tutti, di salutare tutti. Non viene più, basta, finita. Comunque con Elisa, la mia fidanzata, che l'abbiamo vestita ieri, siamo andati un po' al Decathlon, gli ho dato la mia maglietta, il mio vecchio casco, ho comprato un nuovo casco al Decathlon, che al Decathlon ogni tanto riserva qualche sorpresa, un bel caschetto a poco, finita la parte pubblicitaria, l'ho pagato. E cosa facciamo? Facciamo la Fun Torn, che dovrebbe essere il trail più facile qua all'Alpe. Lili è andata 3 volte in bici, e l'ha già fatto una volta la volta scorsa, oggi la rifaremo, vi faccio vedere un po' come va, gli darò qualche consiglio, ci fermeremo nel punto più ripido, vediamo se riuscirà a farlo, l'altra volta non ce l'ha fatta, così vediamo un attimo se una ragazza o un ragazzo anche alle prime armi riesce a fare questo sentiero, se è un po' per tutti veramente e basta, e poi vi daremo i suoi commenti alla fine di tutto. Partiamo. 3, 2, 1. Go! Bravo. Allora, io ho detto che l'Elisa è andata 3 volte in bici, ma sul serio è andata 3 volte in bici. La sua tecnica di bici arriva dalla graziella usata al mare. Quindi... è andando forte, eh? Forse troppo forte. L'altra volta io ho detto che sta parte andava troppo piano, ma forse stavolta è andata troppo forte. È bella andata. Però si è andata benissimo, bravo. Perché quello che dico sempre, a volte si può andare più forte, ma bisogna cercare di andare il forte rimanendo sempre in sicurezza, perché sennò dopo, soprattutto all'inizio, si cade, ci si fa male, dopo ci si prende paura e dopo è ancora peggio. Qua arriviamo adesso allo passaggio dello scolo dell'acqua. Ricordati, piano, rallenta, rallenta. Prendo un po' di più con quello davanti, No, tranquilla, tranquilla. Prendo un po' di più con quello davanti. Ma sto frenando tutto? No, è impossibile con quello davanti. Se tu freni con quello davanti tutto, o cadi o si ferma. L'altra volta hai imparato a sgommare un pelino, adesso ci ha preso gusto. Ah, hai fatto tutta la discesa in sgommata? Allora, Elisa sta usando una bici elettrica che magari uno dice è un controsenso perché è una bici pesante su lei che è molto più leggera di me, ma invece l'aiuta perché l'altra volta gli ho fatto provare la mia Hightower e non avendo peso, diciamo, rimbalzava un po' più da tutte le parti, invece la bici elettrica proprio col peso, magari meno maneggevole, ma gli dà più stabilità. Qua c'è la S da fare. Piano. Ok. Brava. Altra. Piano. Va benissimo, le fate fortissimo. Bravo. Poi mi sono dimenticato di dirvi che avevamo anche Trek qua con noi. Chi non lo conoscesse è il nostro cane, che si chiama Trek, come il marchio di bici. Allora, qua, curva a sinistra e dopo la curva c'è la salita, stronzissima. L'Elisa monta a cavallo e il suo montare a cavallo, secondo me, gli dà una tecnica molto simile a quella giusta di andare in bici, che stringe le ginocchia. Sì, qua arriva la parte più difficile, vedete come stringe le ginocchia? Ok, qua io mi fermerei. Allora, questa è la parte più difficile, diciamo, nella Fun Torn. Di solito noi passiamo alla parte interna, però per Lely tagliarli dentro dopo la curva diventa un po' ostica. L'abbiamo provata, ma adesso provo a farla qua esternamente. Mi cago sotto. No, 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 perché stai andando piano, solo per quello. Se quel sasso lì, vai, vai, vai. Vai. Porca puttana, aiuto. Molla.
Che cazzo mollo? Molli i freni. Giù di testa. Molli i freni. Okay. No, no, no. No, adesso è già passata, eh. Rimetti i piedi sui pedali. Brava. E un'altra cosa che fa bene l'Elisa, che molti fanno fatica a fare, i talloni bassi, perché anche quello lì lo fanno a cavallo. A cavallo devono sempre tenere i talloni bassi. Vedete la gamba destra come c'ha il tallone bassissimo. Qua se vai sopra poi puoi andarci sopra. Qua a sinistra ricordi che sale. Abbiamo fatto la Fantorn. Allora, come diceva Leli, si sente meno sicura che l'altra volta, ma secondo me andava anche più forte, magari andava più forte perché tiene molto di meno, quindi scivolava tanto, e... però come gli ho detto, oh, se impari nel difficile, quando il terreno è migliore andrà molto meglio. Sono le prime volte, non è che è un sentiero banale, ripeto, che tutti veramente, mai andato in bici, oh andiamo a fare la Fantorn, tanto la fanno tutti, no. Leli è brava perché è molto temeraria, c'è cioè questo suo sport, il cavallo, l'equitazione, ti tonifica, ti fa diventare una donna con i coglioni e quindi è brava, si butta, non ha tanta paura, lì c'è il punto ripido, quello lì, ci lavoreremo ma ci vuole tempo, ripeto, tre volte in bici non è che puoi diventare subito un fenomeno, però possiamo dirlo che è un sentiero, sì, abbastanza facile, un po' veramente per tutti. Dai, fai un sorriso. Anche per chi non sa andare in bici. Anche per chi non sa andare in bici. E li saluta tutti e chiudi. Buongiorno. Ah,